Adesso andiamo con l'onorevole Elena Carnevali della Commissione Affari Sociali, anche lei in videocollegamento e ci porta il suo saluto. Buongiorno, onorevole. Buongiorno a voi, ben trovati. Sono davvero contenta di questo invito e la firma apposta alla Carta dei diritti è una firma veramente molto convinta. E guardate, mi piace anche sottolineare il trittico che viene presentato oggi, perché il barometro, la Carta dei diritti e l'agenda del 2020-2025, soprattutto questo documento, si sposa, affianca la realizzazione di quelle riforme di cui conoscete bene i contenuti, dal DM 71 per il rafforzamento dell'assistenza territoriale e per la realizzazione di quello che dobbiamo e non possiamo permetterci neanche un disillineamento che riguarda i progetti che sono contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Voglio però sottolineare alcune cose. Diceva, e saluto davvero, un saluto particolare lo voglio fare al Presidente Vacca, al Presidente Battaglia, e ricordami, mi collego all'ultima, una delle affermazioni che ha fatto nell'introduzione di questa mattinata. È un'emergenza sociale perché colpisce i giovani, colpisce le donne e soprattutto è una convivenza che dura per anni. E l'obiettivo è quello di evitare di raggiungere la disabilità grave. Ognuno di noi ha il suo bagaglio anche formativo, quindi il mio bagaglio formativo da riabilitatore. Vorrei porre soprattutto l'accento su questo passaggio. Vedete, noi sappiamo bene come questa malattia ha un carattere polisintomatico e la sua valenza ha il suo riconoscimento. I luoghi centrali della cura stanno nei centri per la sclerosi multipla, l'organizzazione all'interno delle regioni, alla garanzia che ci sia uniformità e collegamento non solo dei 240 centri attuali. Ma vorrei che, così come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il DM 71 riconoscono nella multidisciplinarietà, nella multiprofessionalità, l'importanza di quello che è il compito della riabilitazione. Noi sappiamo che possiamo condizionare in meglio le condizioni di vita delle persone se abbiamo la possibilità di dargli una garanzia che riguarda in particolare, pensate per esempio a una garanzia degli ausili personalizzati, alla possibilità di avere un percorso riabilitativo continuo nelle diverse fasi di evoluzione della malattia, nella possibilità di avere persone e professionisti quali i logopedisti, pensiamo al ruolo della terapia occupazionale, all'addestramento degli ausili, alla riabilitazione anche per quanto riguarda gli altri disturbi che possono riguardare sia la condizione sessuale che intestinale. Insomma, al supporto psicologico, che deve essere un supporto psicologico continuativo. Questo noi siamo arrivati, io ero relatore nell'approvazione del decreto sui livelli essenziali di assistenza, che dal 2017 ci sono voluti 5 anni perché recentemente finalmente ci sia stata una fase attuativa. Ma soprattutto sulla parte del nomenclatore tariffario vorrei davvero che non si perdesse quella necessità di dare una personalizzazione che non può passare dal concetto di serialità. Così come si diceva prima, abbiamo bisogno di avere garanzie, abbiamo visto per fortuna un cambio dal punto di vista del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale che una volta negli anni precedenti, nei decenni precedenti, ha concorso al debito pubblico a riconoscere invece la necessità di quanto questo significhi invece investimento. E accanto alla garanzia di dare vigore e continuità al Fondo Sanitario Nazionale, vorrei davvero che abbattessimo un muro. Un muro l'abbiamo abbattuto in quello che è contenuto nella legge di bilancio che dà la possibilità delle assunzioni in deroga per la realizzazione del contenuto del decreto 71. Ma noi dobbiamo permettere anche che tutta la parte specialistica, la parte che riguarda anche le aziende ospedaliere, le ASL, trovi il capitale umano, quelle risorse umane che sono fondamentali per accompagnare le persone anche con sclerosi multipla. Io ho
ho costruito sono quella che è stata la legge del durante e del dopo di noi. Abbiamo davvero lavorato molto con la ministra Stefani per fare in modo che la legge delega sulla disabilità riconosca quei principi che sono contenuti nella carta, che riguarda l'autodeterminazione, la partecipazione attiva nella condivisione di piani di cura. Abbiamo un bagaglio, una sfida importante, e nel documento sulle linee guida al quale voi avete contribuito fortemente sulla sclerosi multipla, il ruolo che riguarda tutti i capitoli della telemedicina. Insomma, siamo in un momento in cui ciò che scriviamo nella Carta dei diritti e ciò che viene previsto nell'agenda 2020-2025 può davvero rappresentare un momento non solo di svolta, ma un momento realizzativo. Questo è il compito a cui siamo chiamati e io credo e ringrazio non solo il livello nazionale, ma anche le realtà territoriali, gli ASMI che ci accompagnano anche, e affinché le comunità locali siano sempre a fianco ai bisogni di chi rappresentate, io penso che non solo con questa firma, che è diventata una firma che oggi ha visto davvero una partecipazione trasversale delle istituzioni, ma anche sulla scala verticale, cioè dallo Stato, le regioni, le province, i comuni, tutti coloro insieme al mondo associativo, solo così siamo capaci di proseguire in quel grande impegno straordinario che ci avete chiesto in questi anni e che dobbiamo proseguire. Grazie, grazie l'onorevole Elena Carnevali, grazie per il suo impegno, grazie per il sostegno alla Carta.